per me. Che cos'è? Devo vederti subito, vieni a questo indirizzo, via dei Faggi 101. Ci siamo venuti quel pomeriggio in motorino, ti ricordi? Guarda un po'. Angelone! Ci voleva essere a tutti i costi, mi ha detto guarda portami che oggi è un giorno importante, ci voglio essere. Questa è la mia vecchia casa. Amore, questa può essere ancora casa tua, se vuoi. Nostra. Nostra. Senti, ti faccio vedere la stanza più bella della casa. C'era un bambino qui, che abitava con la mamma fino a 2 settimane fa, guarda che cosa ha combinato, guarda. Guarda che meraviglia. Guarda. Bello, eh? Però quello che mi piace di più è questo qui. Il sole con le paperelle. Appena sono entrato in questa stanza per la prima volta ho pensato questa deve essere per forza la stanza dei bambini. Se dovessero venire per caso... Ti faccio vedere di là. Ti faccio vedere un altro posto perché ho dei dubbi. Magari mi puoi dare una mano. Ti piace la mia camicia? Nuova? Senti. Guarda un po'. Questo è il letto, ma non è la cosa definitiva. Stavo pensando qui, magari, di metterci... Quando ci abitavi tu, che c'era qua? Perché non me l'hai detto prima? Cosa? Questa è una bella domanda. Perché non sapevo come dirtelo. E perché quando uno... cresce da solo, da bambino, sta sempre da solo, poi impara a tenersi tutto dentro, i sentimenti, tutto. E poi diventa difficile esprimermi, io non sono bravo a tirare fuori le cose. E tu sei l'unica persona a cui io sono riuscito a dire ti amo senza avere paura. E in quest'ultimo periodo, che è stato il più brutto periodo di tutta la mia esistenza, ho capito che ho voglia di dirtelo ancora per più anni possibile, che ti amo e che non ti voglio perdere e che non voglio correre questo rischio e piuttosto mi ammazzo. Mi vuoi sposare?
Allora con le tue amichette di scuola arriviamo.